Da 209 anni si celebra la Giornata Nazionale dell'Arma dei Carabinieri, evento molto sentito e anche partecipato che suggella ancor di più, qualora ve ne fosse la necessità, gli stretti rapporti che l'arma tende ad instaurare con le collettività in cui opera. E come da tradizione a Vibo Valentia questa cerimonia si tiene presso la base militare Luigi Razza, sede del 14° Battaglione Calabria, dello squadrone eliportato cacciatori, dell'ottavo nucleo elicotteri e del nucleo cinofili, alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose della provincia e di un folto gruppo di studenti ai quali il comandante provinciale Luca Toti, dopo i rituali saluti e un breve resoconto delle più importanti operazioni effettuate durante l'anno appena trascorso, si è rivolto direttamente. Una cosa mi ha colpito nel suo discorso: essere e non apparire. Una raccomandazione che lei ha fatto ai giovani studenti che sono venuti qua per assistere a questa importante cerimonia. Essere più che apparire, essere più che sembrare, è il motto che dovrebbe guidare ognuno di noi quando operiamo e quando ci guardiamo in faccia la mattina. Quello che conta è il portato dei valori che abbiamo, e oggi noi carabinieri abbiamo voluto dire ai ragazzi, ai giovani studenti che ci hanno onorato della loro presenza insieme ai dirigenti scolastici e professori, che quello che conta nella vita è essere più che sembrare. L'esempio salvo d'acquisto, ma anche l'esempio che date voi nel compiere importanti azioni come quella ad esempio del 10 maggio scorso. L'esempio è fondamentale, perché prima di chiedere di fare è necessario fare, quindi improntare la nostra azione affinché sia d'esempio per gli altri, motivo per il quale cerchiamo di lavorare con i valori che ci accompagnano, proprio per testimoniare con l'esempio che bisogna muoversi e agire secondo principi e criteri della legge e della nostra Costituzione. Lei ha anche affermato che l'andrangheta è capace di rigenerarsi, una sorta di fenice, però in negativo. Lei pensa che si possa arrivare a sconfiggerla? Come tutti i fenomeni sociali umani, possono avere un inizio e una fine, per citare le parole di una persona molto importante che le ha citate ovviamente. E secondo me quello che conta è combattere la mafia non solo da un punto di vista repressivo, ma lavorare sulle coscienze, e oggi per questo motivo i ragazzi testimoniano proprio con la loro presenza che si può anche combattere la mafia parlandone e aumentando la cultura della legalità.